In questo video vogliamo mostrarvi l'open space dei nostri clienti Silvia e Alessandro che si sono rivolti a noi per arredare la loro casa. È un open space abbastanza tipico oggi perché ha una dimensione di totale circa 30-32 metri quadri, 9 metri quadri di cucina e 25 di soggiorno. Cominciamo magari a spiegarvi un po' i ragionamenti che abbiamo fatto con questi nostri clienti. Allora, si voleva una cucina di grande impatto perché ovviamente ha vista sul soggiorno. Ecco, dimenticavo di dire una cosa importante. Siamo intervenuti in questo arredamento con una casa in costruzione, ma sostanzialmente quasi pronta. Di conseguenza non abbiamo potuto fare modifiche strutturali. Ne abbiamo fatte solo alcune che dopo vi illustro. È una cucina molto avvolgente, ha un senso molto arioso, molto vuota nella parte centrale per potersi muovere bene. Una cucina con alcuni dettagli simpatici. Il nostro portabottiglie che proponiamo spesso, il doppio angolo arrotondato, le colonne divise in modo differente perché qui non era possibile mettere sia il frigorifero che la colonna con i forni, e quindi abbiamo separato le due colonne, ma abbiamo comunque rialzato sia il forno che il forno a microonde perché era un'esigenza pratica dei nostri clienti. Volevano tra l'altro molto, molto piano di lavoro e qui era moltissimo. Molto interessante scoprire che questi due angoli in realtà sono veramente estremamente contenitivi. Da fuori non si direbbe. La bocca di accesso è frontale, quindi io non ho bisogno di carrelli estraibili, eccetera, e lo vediamo quante cose ci stanno dentro. E nonostante siano giganteschi, quando poi l'ante è chiusa, cioè sostanzialmente sempre, risultano molto, molto eleganti. Qui cominciamo a introdurre il discorso della zona pranzo. Allora, c'è un tema che va sempre affrontato in un open space, è quello dei posti tavola. Generalmente in un open space un tavolo è poco e due sono troppi. Noi molto spesso, grazie alle nostre forme, alla nostra, diciamo, creatività, sviluppiamo queste soluzioni personalizzate. Qui vediamo una penisola per quattro posti comodi, che in realtà si allunga e diventa una penisola da 8 persone. Qui chiaramente vanno inserite le due allunghe, ma tutti i giorni a riposo, non mi dà fastidio, lascia i passaggi molto comodi. Qui fuori c'è un terrazzo, quindi i ragazzi giustamente volevano dello spazio comodo per passare. Abbiamo risolto così. Ovviamente ogni singolo tavolo, ogni singola penisola allungabile è progettata con la forma e le dimensioni specifiche per ogni ambiente. Qui vediamo la zona giorno. Allora, abbiamo fatto diverse proposte. Nei ragionamenti fatti con i nostri clienti, si pensava inizialmente a un mobile un po' più dolce, più basso, magari con una libreria angolare distrutturata. In realtà, giustamente, questi ragazzi dicevano: noi abbiamo bisogno di contenimento, abbiamo delle esigenze pratiche importanti, e quindi abbiamo creato una zona angolare con delle colonne dove poter riporre qualsiasi cosa. Questa è molto profonda. In un open space, ovviamente, ciò che non ci sta in cucina ci si mette in soggiorno. Addirittura abbiamo inserito anche un piccolo portacappotti per riporre le giacche di tutti i giorni. Abbiamo sfruttato chiaramente l'unico angolo a disposizione. Il divano, ecco, il divano era già dei clienti, l'abbiamo sistemato da quest'altra parte. La televisione è posizionata con questo mobile che va a raccogliere anche una parete. Diciamo, cerchiamo sempre di migliorare i difetti architettonici. Qui c'è questa rientranza, abbiamo cercato di avvolgere le due pareti con questo mobile arrotondato. Diciamo che inizialmente era stato previsto un divano curvato dei nostri, uno dei nostri, il nostro modello Sofia. In realtà i nostri clienti avevano già un loro divano che abbiamo chiaramente inserito nel loro progetto. Dicevo prima che siamo anche intervenuti su un dettaglio. Questa casa ha un impianto di condizionamento canalizzato e il costruttore aveva realizzato delle travi, insomma, c'erano delle brutture estetiche. E questi nostri clienti ci hanno chiesto anche una consulenza per cercare di occultare i tubi del condizionamento e dare chiaramente anche un tocco di design. Abbiamo realizzato queste controsoffittature, abbiamo progettato e realizzato queste controsoffittature con del LED che è sempre molto piacevole. Chiaramente poi siamo anche intervenuti sul discorso dell'impianto, con i nostri professionisti abbiamo realizzato tutto. Poi vabbè, i clienti hanno scelto dei colori un po' simpatici perché comunque cerchiamo sempre di sconsigliare di fare gli arredi molto colorati perché possono subire il tempo. In realtà la tinteggiatura che viene rifatta storicamente e ciclicamente ci lascia più liberi di poter cambiare idea in futuro. Signori, grazie. Vi ricordo che questo è un open space di 32 metri quadri totali, calpestabili. Il video è girato con un obiettivo grandangolare, di conseguenza sembra tutto molto più dilatato, ma in realtà è un open space molto comune nelle case di oggi. Approfitto per ricordarvi di guardare il nostro canale di YouTube che si chiama Midarte, iscrivetevi per favore.
Abbiamo chiaramente il nostro sito internet con tutte le nostre proposte. Nelle schede prodotti trovate anche le dimensioni dei nostri arredi. Venite a trovarci in showroom a Rissone. Grazie, al prossimo video.